Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 57. Est, butta la pasta! Va bene! Stavamo preparando la cena assieme, mentre Sara stava facendo i compiti. Era ormai da una settimana che andava tutto bene a scuola, quindi ero tranquillo e più positivo riguardo a questa storia. Magari ci aveva finalmente lasciati in pace. Fra poco la cena è pronta! Sara venne in cucina senza aprire bocca. Strano, non è da lei. Piccola, che succede? Niente. È successo qualcosa a scuola? No. Si può sapere che diamine hai? Ho detto nulla. Andò con scatto infuriato verso Est che stava per scolare la pasta. Quello che fece mi terrorizzò. Aveva buttato tutto il contenuto della pentola rovente sulle gambe di Est. Ti brucia, eh? Est cadde a terra. In quel momento non me ne fregò un cazzo se quella fosse mia figlia. Mi scagliai contro di essa e le diedi un pugno sulla guancia. Pensi di avermi fatto male, eh? Sei te quello che sta morendo dentro, Matteo. Non io, ma te. Mi hai ucciso e io farò lo stesso con le persone più care a te. Detto questo, pure Sara svenne. Chiamai il 118 e dopo neanche 5 minuti arrivarono e caricarono sia Est che Sara. Est, mi bruciano le gambe. Non riesco a muoverle, talmente mi bruciano. Ci sono pezzi di pelle che cadono dalle gambe. Cerco di parlare a Teo che sta piangendo come se non ci fosse un domani, ma non ci riesco. Bene sì, per il momento ho la capacità solo di pensare. Ma anche volendo, non riesco a svegliarmi. Siamo arrivati in ospedale. Ci sono un sacco di medici intorno a me che mi guardano spaventati. E di fianco a me c'è Teo che mi guarda con le lacrime agli occhi. Quanto lo amo. Eh sì, lo amo. Ora che mi sento appesa ad un filo, ho la certezza di amarlo. Non voglio morire. Sono arrivati quattro medici per portarmi in sala operatoria. Ora mi stanno per addormentare. Farò il conto alla rovescia. Uno, due, tre. Sono passate ormai 8 ore da quando Est è entrata in sala operatoria. Speriamo vada tutto bene. Mezz'ora dopo uscì un medico dalla sala. Dottore, come sta? Io non so, Teo. Avevamo paura che perdesse l'uso delle gambe. Le sue speranze di aver l'uso delle gambe era dell'1%. E cazzo, scusa la parola, ha vinto quell'1%. Grazie dottore, senza di lei. Oh, non deve ringraziare me, ma ringrazi chi ci ha creato. È un miracolo questo. Mi diede un abbraccio e se ne andò soddisfatto. In un batter d'occhio mi addormentai in sala di attesa.